Ciao a tutti, io sono Lil Grey Simmer e oggi siamo con il terzo episodio di The Sims 4. Come avete visto all'inizio del video, sono entrati a far parte del gameplay gli Angels, ovvero i personaggi buoni di questa serie. È stato davvero difficile scegliere i buoni perché le storie erano tutte molto interessanti e anche i sim ovviamente. Dopo aver riflettuto e analizzato dettagliatamente tutto, ho scelto loro, che appunto sono sempre gli Angels, ovvero Cassandra e Alan. Questi sim sono stati creati da Jess90210, ovvero Jai Simworld, che è una youtuber italiana che si occupa di gameplay, legacy e challenge su The Sims 4. Se avete intenzione di seguirla, qui sotto in descrizione vi lascio il link del suo canale, così potrete dargli un'occhiata. Ritornando a noi, ecco la loro storia. Allora, Cassandra e Alan sono due colleghi di lavoro che decidono di andare a vivere sotto lo stesso tetto per dividere i soldi dell'affitto di un costosissimo appartamento in città. Entrambi creativi e molto estroversi, sono alla ricerca del divertimento e di nuove amicizie nella grande metropoli di San Myshuno. PS: non avendo tutti i pack di The Sims 4, ho modificato il vestiario unicamente dove era necessario, ovviamente. Ringrazio tutti per aver partecipato, sono stata molto molto contenta di questo riscontro positivo, ovvero che molte persone hanno mandato dei loro sim per partecipare a questa sfida, e state tranquilli che i vostri sim non andranno perduti, perché ovviamente li inserirò all'interno di San Myshuno e gireranno per il quartiere e magari stringeranno amicizia con la nostra sim. State tranquilli che i vostri sim non saranno perduti. Quindi ne approfitto per farveli vedere meglio. Questo è Alan, molto molto carino, e questa è Cassandra. Mentre l'aspirazione sua è nativa della città, la sua aspirazione invece è quella del culturista, vabbè, si vede. Ok. Per il resto, ok, volevo salutare anche Lot per Soul, che appunto ero molto molto combattuta tra il sim, tra i tuoi sim e quello di Jai Simworld. Molto molto combattuta perché mi piacevano entrambi. Credetemi, volevo inserire tutti, quindi vi saluto. Grazie mille. E grazie anche a te Chiara, 88 Channel, per avermi inviato questi sim buoni, da cui storia mi piace un sacco. Grazie mille. Grazie mille veramente. E anche mia sorella ovviamente, che aveva fatto questi sim molto carini, ma che sicuramente incontreremo magari nella serie di questo gameplay. Bene. Comunque adesso entriamo in gioco e cerchiamo di scoprire dettagliatamente cosa sta succedendo nell'appartamento di Sheila. Non vedo l'ora di farvi vedere, di farvi sapere un po' cosa è successo in quel video. A dopo! Eccoci qui con i nostri simmini in questo appartamento. Vi chiederete, perché Cassandra e Alan sono all'interno dell'appartamento di Sheila? Li abbiamo lasciati così, che appunto stavano mangiando questa insalata d'autunno, se non erro, che ha fatto Sheila, ovviamente dargli il benvenuto nel vicinato. Però la cosa che appunto, la cosa interessante che ha proposto Sheila, avendo una stanza in più e che ovviamente non usa mai, non usa quasi mai, gli ha proposto di andare a vivere sotto lo stesso tetto. Quindi sì, avete capito bene, Cassandra e Alan vivranno insieme a Sheila come coinquilini, così divideranno l'affitto, dato che appunto sono anche colleghi di lavoro, perché appunto quando parlavano durante il video hanno parlato anche della loro carriera. Ovviamente sono ancora al primo livello Cassandra e Alan, mentre Sheila è un po' più avanti, comincia già a pubblicare articoli nel suo blog, eccetera. Ovviamente li vedremo collaborare insieme, aumentare le loro abilità insieme. E per ringraziare Sheila di questo regalo, hanno portato una somma di circa 20 o 21.000 simoleon, così da poter ristrutturare l'appartamento insieme. Così infatti inizieremo
dalla cucina, così come è emerso dal precedente sondaggio. Infatti molti avete votato per la cucina. Inizieremo dalla cucina e successivamente faremo le camere da letto, il salotto, lo studio e l'eventuale bagno, che ovviamente poverino va sempre per ultimo. Mi dispiace tantissimo. Quindi questi tre saranno coinquilini e non badate alla faccia di Alan. Momentaneamente è parecchio stanco, quindi è un po' a disagio. Per il resto hanno cominciato a parlare, hanno parlato molto anche durante la fine del punto della registrazione. Hanno parlato tantissimo e stanno aumentando la loro amicizia. Sheila è molto molto grata a loro per aver contribuito entrambi a poter ristrutturare l'appartamento e a poter pagare meglio le bollette e quindi condividere l'affitto. Vi dirò una cosa, non so se all'inizio del video avete notato che Sheila guardava Alan, diciamo, con occhi sognanti. Cosa ne pensate? Pensate che possa nascere qualcosa? Però mi sa che nei confronti di Alan, non sappiamo se possa nascere qualcosa, perché non credo. Momentaneamente lasciamo gli amici, tutto si evolverà pian piano. Non vi dico nulla, nessuno spoiler, ok? Perfetto, ritorniamo alla grafica di gioco. Ok, stanno tutti male. Alan ha bisogno di divertirsi, però ovviamente dobbiamo prima mettere due letti separati, perché sì, loro sono coinquilini, ma non a tal punto da dormire in un letto matrimoniale, ovviamente. Perfetto, allora lui lo mando a letto che è sfinito. Dormi. Lei o... No, diavolo. Deve andare in bagno, deve divertirsi, ma io direi prima di mandarla a letto perché sta morendo dal sonno. Tu, Sheila, come stai? Lei sta come al solito benissimo, quindi ripuliamo questi piatti. E poi riponiamo questa in frigo. Ovviamente lo speed build della cucina lo farò successivamente, ricordatevi, nella playlist degli speed build nel mio canale. Aspettate, corre voce che proprio ora ci sia una festa scatenata alla Magione. Ti va di venirci con me? Giardino della Magione è tenuta fuori in festa. Sì, certo. Quando dovremmo andare a letto, ovviamente ci chiedono le cose. Grazie. No, andiamo a letto. Poi magari successivamente. Oddio, è stanchissima. Ah, scusate, non erano 22.000 simoleon, ma 21.000. Cassandra inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? No, io direi di mandarla al lavoro. E te pareva? Alan inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? Sì, dai, mandiamoli al lavoro, così magari dopo abbiamo il pomeriggio libero. Cosa sta succedendo? Oh, cavolo! Siete in ritardo al lavoro, scappate, 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 andate al lavoro, sveglia! Sveglia, andate al lavoro! È tardissimo, sveglia. Ok, perfetto. E così sono andati al lavoro. Intanto qui abbiamo Sheila che sta dormendo. I giornali sottratti. Alan sta esaurendo i giornali da consegnare quando svolta un angolo e finisce contro un altro corriere di giornali che procedeva nella direzione opposta. Lo scontro fa volare i giornali dappertutto. Rinuncia a terminare le consegne oppure ruba altri giornali. Allora, conoscendo Alan, non è un tipo che ruba. E diciamo che è una persona che si arrende un po' subito, diciamo. Quindi rinunciamo a terminare le consegne. Alan si prodiga per rimediare allo scompiglio, ma senza giornali sufficienti deve tornare anzitempo in ufficio. Il capo lo rimprovera e poi lo rispedisce a consegnare i giornali in ritardo. Cacchio. Calo di rendimento piccolo.
Madonna. E allora tu ruba altri giornali. Sheila inizierà a lavorare fra circa un'ora. Cosa desideri fare? No, dai, noi lavoriamo da casa. Cassandra si offre di aiutare a ripulire e nel trambusto sgraffigna copie sufficienti per il resto del suo percorso, senza farsi notare. Al suo ritorno, Cassandra vede che l'altra corriera di giornali è stata licenziata per non aver terminato il percorso previsto. È stata dura, aumento rendimento piccolo. Oh cavolo, ho paura che Alan sia licenziato e no, allora lavora sodo. Buongiorno cara Sheila, vediamo un po' cosa hai da fare. Prima ti consiglio di andare in bagno e di farti un bagno e vediamo cosa hai da fare. Guarda due sim che intrattengono al quartiere delle arti. Scrivi un libro. Aspettate. Ma sbaglio o sta perdendo? Non ci posso credere, questo appartamento è veramente. Quindi dovremmo scrivere un libro. E poi dovremmo guardare due sim che intrattengono al quartiere delle arti. Interessante. Vediamo un po' che amicizia abbiamo con i nostri coinquilini. Come immaginava. L'amicizia l'abbiamo più con Alan e un po' di meno con Cassandra. Forse perché magari hanno molte cose in comune, quindi stringono amicizia più facilmente. Mi vai a mangiare qualcosa perché stai morendo di fame? Prendi una porzione. Ah, ecco! L'altro poster direi di metterlo qui, magari, non so. Mettiamolo qui. E qui ho collezionato tutte le palline di vetro. Posizioniamola. Una qui. Quanto sono carine! Una qui. Una qui, simpaticissima. Una qui. Perché non qui sotto? Scusate. Sono parecchio belle. Certo, si regola coi pagamenti, quindi darò un'occhiata. Fortunatamente. Oggi Cassandra ha portato a casa 98 simoleon e ha anche svolto dell'ottimo lavoro. Oggi Alan ha portato a casa 100, anche svolto l'ultimo lavoro. Oh mio Dio, hanno bisogno di divertimento. Fatti un bagno. Anzi, fai il bagno con la schiuma. E poi ti guardi la TV. Intanto la nostra Sheila sta benissimo. Vediamo cosa deve fare. Esercitati a scrivere. Quindi dovrebbe esercitarsi a scrivere, però prima facciamo finire Sheila e poi magari facciamo andare voi. Chi è? Caterina Caliente. Ehi, ho saputo la tua amicizia con Alan Blades, è piuttosto in gamba. Grazie mille. Andiamo un po'. Ah, quindi abbiamo fatto già amicizia con Alan. Perfetto. Furente. Vicini rumorosi, il fracasso proveniente dall'appartamento dei vicini è tale da ispirare solo insonnia e rabbia, di nuovo. Non posso crederci, di nuovo? Di nuovo? Spero che stiano scherzando. No, dai, stavolta faccio andare Alan a bussare. Bussa gentilmente. Guardate com'è incavolato. Che cavolo, la signora qui se la grande, se la spassa. Speriamo che stavolta riusciamo a. Non credo. Oh mio Dio. Sembra che nessuno all'interno ti abbia sentito, allora battiamo sulla porta. Stavolta ci hanno sentito. Ma. Signora, di nuovo? Non posso crederci. Di nuovo. New set. Dag dag.
Ma io non capisco, se suo marito era qui un attimo fa, come... Ehi, ci vivo anch'io qui, mi dispiace se la tua vita è una noia, perché non te ne vai al lounge bar e provi a spassartela un po'? Anche tu? Oh, che antipatica! Antipatica! Vai in bagno, fai la cacca furente, fai un bagno. Guarda un po' di TV tu. Magari prima ti prendi qualcosa da mangiare, apri e prendi dei maccheroni al formaggio, prendi una porzione e poi guardi la TV. È davvero molto... Oh no! Di nuovo le cimici? Oh, ma dai, ma che cosa sta succedendo? Sheila, pensaci tu. Ti prego, annientali come l'ultima eradicazione. Mannaggia, ma oggi è un giorno davvero sfortunato. Mancano solo i topi. Peggiorato le cose. Però è fallito a risolvere i problemi nell'appartamento. Provato a risolvere un problema nell'appartamento. Provato e fallito. Fallimento, non posso crederci. No, dai, no, non ci non posso crederci. Però adesso dove sono andate queste cimici? Boh, vabbè, andiamo a scrivere un libro. Dato che ci tocca scrivere un libro. Scrivi un libro di genere per bambini. L'unica soluzione è questa. Tu come stai? Stai facendo un bagno e magari guardi, butta il cibo variato e poi apri e mangi anche tu dei maccheroni a formaggio. Già fatto, vero? Butta il cibo... Ah no, ok. Prendi una porzione e poi guarda il canale magari. Anzi no, prima chiamiamo il padrone di casa. E poi guarda questo canale. È molto molto bella Cassandra, mi piace un sacco. È una sim alternativa. Vai in bagno. Ah, c'è lui, ok. Quindi usa. Mi sa che sono davvero un po' stufi di questa cosa che sta succedendo qui. Certo, se regolo i pagamenti, grazie. Cassandra, magari tu potresti parlare un po' con Sheila, dato che sei qui. Magari possiamo provare a renderci amichevoli. Discuti degli interessi, conversazione profonda, dato che siamo qui. Wogrichaw? Warba? Sensibi kinikiu. Swarspa? Gathara. Clevite borsp. Gelnablash? Ah! Bool! Finib nitva! Perfetto, mi sa che lo stress se n'è andato un po', eh? Il tuo compito di oggi è quello di esercitarsi a scrivere, quindi aspettiamo che Sheila finisce magari. Oppure mettiamo una piccola scrivania qui con computer e poi successivamente ovviamente la modificheremo. Adesso può andare a scrivere. Scrivi. Esercitati a scrivere. Dai, magari noi la rallegriamo e la impariamo un po' a conoscere. Discutiamo di alta cucina. Discuti della teoria del colore. Complimento sincero. Appena finisci di esercitarti a scrivere, ti mandiamo a riposare un po'. Cassandra, tu avresti bisogno di divertimento, magari potresti guardare la TV. Aspettiamo che la nostra Sheila finisca.
Mi è giunta voce che proprio ora c'è una festa scatenata alle scogliere. Vuoi farci un salto? Anche no? Sono stanca. Hai finito? 50%. Che è successo? Sheila ha finito di scrivere un libro intero che verrà aggiunto al suo inventario per il futuro piacere di poterlo leggere. Sheila può anche pubblicarlo cliccando sulla cassetta postale. Allora, non so fin quando mi convenga comunque. Adesso non ci resta altro che guardare due sim che si intrattengono al quartiere delle arti. Perfetto, completato. Allora, io direi di farti prendere la pozione sia te che la tua amica Cassandra e andiamo insieme al festival, no al festival, scusate, andiamo insieme al quartiere delle arti in modo da poter completare l'aspirazione di Sheila e magari anche per dare un'occhiata insieme al quartiere. Prendiamo... no. Ho pochissimi punti. Posso crescere? Mo se Sheila ne ho un po'. Scusate, ho sbagliato. Andiamo, se Sheila ne ha un po'. No, le sbaglio sempre. Sì. No, non ha il sostituto del sonno. Quindi facciamo andare a dormire lui magari. Ma cosa vuole? Ho appena saputo che stasera al bar ci sarà la notte dei fantasmi. Ti va di passare del tempo assieme? Magari la prossima volta andremo insieme in un qualche bar, ovviamente. Andiamo a festeggiare la serata. E scusate, ma credo che terminerò qui l'episodio. Perché ovviamente abbiamo visto i nostri sim Cassandra, Alan e Sheila fare amicizia. Ovviamente Sheila è stata la prima a stringere amicizia con Alan. Ovviamente Cassandra e Alan si conoscono da tempo e cercherò io in privato di migliorare la loro amicizia. Oggi inoltre abbiamo completato una mansione del lavoro, ovvero quella di scrivere un libro. Abbiamo provato inoltre a migliorare la situazione lavorativa di Alan, cercando di comportarci come si sarebbe comportato lui, ma abbiamo diminuito il rendimento lavorativo. Invece con Cassandra abbiamo fatto l'inverso ed ha funzionato ed abbiamo aumentato il rendimento lavorativo. Abbiamo completato alcune mansioni e abbiamo stretto amicizia anche, Sheila ha stretto amicizia anche con Cassandra, non solamente con Alan. Quindi direi che in privato cercherò di sistemare la situazione, nel senso che proverò a migliorare un po' i bisogni, cercherò di completare le mansioni lavorative sia di Sheila che di Cassandra e successivamente vedremo un episodio in cui tutti e tre andranno ad esplorare insieme il quartiere delle arti, oppure andremo ad una serata alle scogliere, chi lo sa. Bene, questo è tutto, grazie mille per aver guardato questo episodio, scusate se è un po' corto, ma purtroppo era un altro video di presentazione di questi sim. Grazie mille per aver guardato questo episodio, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!